Battaglia tra gli ex della panchina al Comunale di Firenze, c'è la parità. Pesaola vinse la prima volta sul suo Napoli nell'anno dello scudetto, Chiappella aveva pareggiato il conto lo scorso anno. Ora è Chiappella che è in vantaggio perché il Napoli a Firenze ha vinto di nuovo. Il gol Galeotto, l'unico della partita, è stato messo a segno nel primo quarto d'ora di gioco con questo stupendo colpo di testa di Sormani. Lo spettacolo al Comunale di Firenze è stato completo, oltre 20.000 i napoletani, spalti gremitissimi per più di 60.000 persone. Sembrava di essere a fuori grotta e il Napoli si è trovato subito a suo agio. Il Napoli autoritario e disinvolto ha messo a disagio subito la Fiorentina. Superchi si salva in angolo dalla prima conclusione di Ghio. Ed è lo stesso Ghio, poi, in mezza rovesciata, a tirare alto. La squadra partenopea concretizza la sua superiorità dopo 12 minuti. Ghio, sulla destra, vince l'unico duello della partita su Brizzi, uno dei migliori in campo, e sul suo traversone Sormani sorprende tutti. E la Fiorentina si rifà viva in avanti. Il colpo di testa di Vitali è fuori bersaglio. Merlo cerca di portare ordine nel gioco smarrito dei suoi compagni. Lo stesso Vitali, poco dopo, al 23esimo, svirgola nel tentativo di girare a rete. Il Napoli rallenta il ritmo, agisce solo in contropiede manovrato, la Fiorentina è controllata abbastanza facilmente. Due soli i tiri verso Zoff prima della fine del tempo. Quello di De Sisti va alto sulla traversa e al 45esimo quello di Chiarugi è sull'esterno della rete. Nel secondo tempo per 35 minuti il monologo è tutto viola, un monologo pressante ma arido. Al quarto d'ora Pesaola fa uscire Botti e fa debuttare il giovane Ghedin, un terzino più disposto alla manovra offensiva. Il gioco dei viola in realtà si ravviva. Al 17esimo Sbardella ritiene che il fallo su Merlo sia avvenuto sulla linea e concede la punizione dal limite, una punizione senza esito. Il Napoli attraversa in questo momento una fase molto delicata. Tutta la squadra è arroccata davanti a Zoff, che al 21esimo esce a vuoto sul cross di Ghedin. Poi è il terzino Berni a mandare alto sulla traversa di testa. Al 32esimo il Napoli può essere sicuro della vittoria. Si fa male infatti Ghedin e la Fiorentina resta in 10. Smette cioè di attaccare e soltanto alcune grandi parate di Superchi le evitano una sconfitta più pesante. Molto bello l'intervento del portiere Viola sulla fucilata di Giuliano. Un istante prima che Sbardella decreti fine dell'incontro è Bianchi a sfiorare il raddoppio. Il Napoli esce così con i due punti dallo stadio Comunale di Firenze. Esce tra gli applausi perché quello di oggi è stato un grande Napoli.